novità che porta Trame Sonore è questo clima magico che stravolge naturalmente in meglio la città. Mantova si trasforma. La cosa che più mi piace dire è pensare di partecipare a questo festival come se andassimo in vacanza nella nostra città e facessimo una vacanza culturale a chilometri zero, come va attualmente adesso di moda, per cui è una vacanza magica. Partecipare a Trame Sonore significa veramente vivere la magia di una città che pur noi da cittadini che la abitiamo non la conosciamo, non conosciamo. Per cui io invito veramente tutti a frequentare per un momento questo progetto culturale, non un vero e proprio festival, ma questo progetto culturale che ci darà la dimensione di quanto questa arte, la musica da camera, sia attuale, direi necessaria, e di quanto questa città sia assolutamente perfetta per poterlo ospitare. La città ha partecipato tutta a questo progetto, siamo veramente entusiasti. Naturalmente adesso saluteremo il nostro pubblico, dopodiché Alexander Lonquich, Danusha Vaskiewicz, grandissima violista, ex Berliner Philharmoniker, e Tommaso Lonquich, figlio di Alexander, nel trio Opera 132 di Schumann e Racconti di fiaba. Seconda parte, il grandioso, magnifico, inarrivabile Giovanni Sollima con l'Orchestra da Camera di Mantova nell'Opera 123. Quest'anno Schumann e Clara sono un po' soprattutto Clara, la moglie del grande Robert, rappresenta uno dei nostri più importanti focus.